Noi possiamo avere una funzione di contenimento delle devianze, ma non si può risolvere tutto. Le comunità devono essere comunità attive, si devono aggregare su valori fondamentali, sul riconoscimento del lavoro che viene fatto dalle forze dell'ordine e dalle istituzioni, e tutti insieme cercare di, voglio dire, guardare in avanti. E Don Marcello ha fatto riferimento a una grande figura, quella di Giovanni Palatucci, l'ultimo questore di Fiume, giusto tra le nazioni, un uomo che ci ha dato un grande insegnamento. Era un poliziotto, era un funzionario, poteva anche nel regime fascista e sotto l'oppressione nazista, poteva stare nel suo cantuccino, protetto dalla sua funzione istituzionale, fare finta di non vedere quello che succedeva intorno a lui. Invece non si è voltato dall'altra parte, ha rinunziato a quei privilegi che la funzione gli attribuiva e ha rischiato la sua vita, ha messo a repentaglio la sua vita, è stato ucciso ed ha salvato migliaia di ebrei. Tant'è che la comunità ebraica gli ha riconosciuto questo titolo, giusto tra le nazioni, che è un riconoscimento che non è facile ottenere, perché io ho studiato a fondo questa cosa. Nella cultura ebraica ci vogliono due elementi perché venga riconosciuto questo titolo. Uno è che deve aver salvato almeno un ebreo. Secondo, che il riconoscimento non deve essere stimolato dalla parte, cioè chi ha fatto queste cose si deve proporre per il riconoscimento. Il riconoscimento deve essere proposto da altri, dalle vittime, da coloro i quali hanno subito una discriminazione e che propongono di nominare, di decretare quell'uomo giusto tra le nazioni. E Giovanni Palatucci è un grande esempio per tutti, non solo per la Polizia di Stato. Noi siamo onorati e orgogliosi di poter annoverare, e ci auguriamo a breve, Giovanni Palatucci come santo, cosanto protettore. Però bisogna soprattutto cogliere il messaggio che il suo comportamento, questo è il grande valore, il suo comportamento. È un uomo che con coraggio ha affrontato dei gravi pericoli, ha rischiato, ha messo a repentaglio la sua vita per salvare altre persone. Questo è il grande messaggio di Giovanni Palatucci, di cui noi siamo onorati, e cerchiamo con i limiti che Don Marcello diceva, perché poi non è oro tutto quello che luccica. Purtroppo sotto l'uniforme c'è l'uomo con tutte le sue debolezze, con tutte le sue paure, con tutti i suoi punti vulnerabili. Non è possibile pensare che un poliziotto o un carabiniere siano perfetti, hanno le loro debolezze. Noi cerchiamo di contenere queste debolezze con un'organizzazione ordinamentale il più possibile, voglio dire, compatta, che cerchi di ridurre al minimo questi effetti, ma fa parte del gioco, è nella natura umana, voglio dire. Palatucci ci riempie di orgoglio, è un messaggio per noi a fare bene e sempre meglio il nostro lavoro, è un messaggio per tutti, un uomo che non si è portato dall'altra parte, che con coraggio si è assunto una responsabilità in momenti drammatici, quelli della discriminazione razziale, dell'oppressione nazista e fascista, voglio dire. Oggi potremmo pensare, può essere anche naturale fare una cosa di questo genere, ma allora, in quei periodi, lui sapeva ed era perfettamente consapevole dei rischi a cui andava incontro. Se li ha assunti tutti, è andato avanti e, anche se con ritardo, gli è stato riconosciuto questo titolo di giusto tra le nazioni, che rende onore alla sua memoria e ci rende orgogliosi come Polizia di Stato di averlo avuto tra le nostre file. E soprattutto oggi è bello questa iniziativa, sono veramente compiaciuto e ammirato per questa iniziativa in cui attraverso questa corona alla statua di San Michele si ricorda la memoria di tutti i nostri caduti in servizio. Eroi normali, uomini che facevano il loro lavoro
che quando si è trattato di affrontare dei pericoli e di mettere a rischio la propria vita, l'hanno fatta, con tutte le debolezze e con tutte le vulnerabilità che un essere umano può avere. Io ringrazio tutti, ringrazio Marcello, ringrazio il Vice Sindaco, l'amministrazione comunale, e poi parlando di Paladucci non si può ricordare Campagna, voglio dire. Gran parte del lavoro e del grande merito di Paladucci è dovuto anche a suo zio, al Vescovo di Campagna, e Campagna deve essere orgogliosa di quello che è stato fatto in quel periodo. Tutta la comunità ha dato un contributo, per cui Campagna è nella storia di Paladucci, e di questo sono certo voi sarete orgogliosi, lo siamo anche noi, e ringrazio tutti. Grazie.